Grace Vargas, 5 novembre 2145. Il nostro test iniziale sul primo modulo di allineamento ha indicato uno stress eccessivo. Ho ordinato immediatamente alla squadra di interrompere i test e hanno lavorato giorno e notte per riparare il modulo danneggiato. Le prove verranno riprese una volta riattivata l'unità e sono certo che saremo pronti per i test di carico di settimana prossima per il comandante Rhodes. Inoltre mi è stato chiesto di aiutare Rhodes con i calcoli concernenti i dati di trasferimento che spero di terminare presto salvo eccessive interruzioni. Come quella di inizio settimana, quando Dave Voss, il nostro ufficiale della sicurezza, ha insistito che cambiassi di nuovo il codice dell'armadietto con il fucile a pompa inviatomi da mio fratello. Come se volessi utilizzare quel dannato gingillo. Bah, sarà un tantino fissato con il regolamento. Per quel che ne so, ha fallito gli esami d'ingresso alla Marina e odia essere relegato come ufficiale della sicurezza. Vabbè, gli ho inviato un'email con il nuovo codice. Vargas, chiudo. Benvenuto su Marte, Marine. Queste istruzioni serviranno a farti conoscere alcune delle procedure operative standard. Per prima cosa, l'ordine gerarchico. Tutto il personale militare è sotto il comando del sergente maggiore Thomas Kelly. Il sergente Kelly ti assegnerà una squadra di sicurezza comandata da un responsabile. Hai riferimento a lui per tutti i problemi di servizio. Quando sei in servizio, rimani nell'area di pattuglia che ti è stata assegnata. Queste aree sono studiate in modo da sovrapporsi e garantire la massima efficienza e sicurezza. Tutto il personale deve avere l'autorizzazione per l'area in cui si trova. Assicurati di riportare le discrepanze nel tuo rapporto di ispezione. La sicurezza deve essere la priorità in tutte le operazioni su Marte. Maneggia le armi con cautela. Non aprire mai il fuoco in un'area in cui ciò potrebbe compromettere l'integrità strutturale dell'impianto. Tenere sempre bene a mente queste procedure è essenziale per il successo su Marte. Ricorda che rappresenti la miglior forza combattente della galassia e che le tue azioni si riflettono sul corpo. Riguardati e buona fortuna per il tuo prossimo incarico. Thank you.
SST. Unità accettata. Attendere. Ottimo lavoro, Marine. Mi sto collegando all'unità SSD. Il computer indica che l'unità energetica ausiliaria non vuole attivarsi. Mi sa che dovrai attivare i sistemi di flusso. Se ancora non ce l'hai, dovrebbe esserci un levitatore ionizzato al plasma nei paraggi. Alcuni tecnici lo chiamano fucile al plasma. Non preoccuparti, è un problema noto di questi sistemi. Dovresti poter estrarre il plasma da un condotto funzionante e trasferirlo in quello non funzionante. Ciò dovrebbe bastare ad attivare l'unità. Un momento, apro la schermatura. Ecco, lo scudo dovrebbe essere aperto. Bene, sto ricevendo dei valori adeguati dai convertitori energetici. Ora dobbiamo solo reindirizzare l'energia qui. Raggiungi il terminale al piano inferiore. Sbrigati, non abbiamo molto tempo. Attraversa il sottolivello di Mars City. È la via più rapida. Più veloce. Ti spiegherò tutto una volta sul posto. Thank you.
Attenzione, sistema locale di isolamento attivato. Accesso al sottolivello limitato.